Ex ospedale di Cagli, rivogliamo i servizi e non le prese in giro. Cosa significa? Significa che la politica che sta portando avanti la regione ha di fatto azzerato i servizi sanitari nell'entroterra. Hanno promesso chissà quali scelte mirabolanti, non si sta realizzando nulla, sono stati chiusi tutti i piccoli ospedali prima ancora che si realizzasse l'ospedale unico, che non si sa nemmeno se si farà e quando si farà, quindi sono stati tolti tutta una serie di servizi essenziali alla popolazione, che ora si trova di fatto orfana di tutto ed è stata presa in giro, perché ad esempio a Cagli era stato detto che il privato ci avrebbe di fatto portato tutta una serie di cose che non ci sono. Questa mattina ai piedi del monte c'è un movimento di protesta, voi invitate anche gli altri cittadini a partecipare, a unirvi a voi, perché? Certo, a Cagli nei giorni scorsi è uscito la bozza del nuovo piano sanitario che adesso è in discussione in Consiglio regionale, è iniziata una mobilizazione, io sono rappresentante del Centro Giustizia che ha cercato di sollecitare tutte le altre associazioni, molte hanno aderito, proprio perché ci sentiamo traditi da Ceriscioli, dal PD, dalla maggioranza in regione e dalla politica. Sono successi nei giorni scorsi fatti eclatanti, persone che si sono sentite male e hanno avuto in ritardo, un'assistenza da parte del 113 in ritardo, ma non per colpa degli operatori, per colpa del fatto che le ambulanze sono pochissime e quella che c'era già impegnata. Lo scorso anno, per la stessa questione, una persona che è stata assistita da un'ambulanza senza medico, ha dovuto attendere il medico che arrivava con l'elicottero e quindi questa persona è deceduta. Manca anche l'emergenza urgenza, che è quello che noi chiediamo venga potenziato da subito, chiediamo che l'ospedale venga riconosciuto come ospedale di area disagiata, che quindi venga fatta una deroga che ci permetta di avere dei servizi come giusto che abbiano tutti i cittadini della provincia.